Ragazzi, ci siamo! Benvenuti in questa nuovissima mia serie walkthrough su Jedi Survivor. Ora, io vi potrei dire, ragazzi, c'è il walkthrough di Jedi Fallen Order che potete trovare qui sul mio canale, nei walkthrough, appunto, adventure completi, ma, guardate un po' qui che cosa c'è. Storia di Jedi Fallen Order. Quindi un brevissimo, ragazzi, riassunto che ovviamente non fa capire quasi nulla, ma che almeno ci dà un'introduzione. E poi, ovviamente, possiamo già partire a giocare. Io vi suggerisco comunque di andare a vedere la mia serie su Jedi Fallen Order, però adesso andiamo su Jedi Survivor. Jedi, o come cacchio lo volete chiamare. La nuova generazione di Jedi. Cerchiamo un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Guarda lì, una spada laser. Sono stato solo per tanto tempo. Spaventato, temevo scoprissero chi fossi, cosa fossi. Non sei solo, ora non più. Ehi, BD1. Sono Cal. Togli il tuo laser dal mio pranzo! Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Merry, giusto? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. So che cosa vuol dire perdere tutto. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Il destino dell'ordine Jedi è riposto nelle tue mani. La vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Esegui ordine 66. Maestro! No! Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Possiamo creare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. Sir ti tradirà! Non puoi fermare l'impero! Grazie al dolore, ora sono più forte! Quanto odio. Il fallimento non è la fine, amico mio. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Non dimenticherò mai. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Per diritto del Consiglio, Cal Kestis, sorge Cavaliere Jedi. E non dimenticare, fidati solo della forza. E ora dove si va? Figata, si parte così. Ma è Cal! Che succede? Beh, spero non l'abbiano già preso. Ma vederla così sembrerebbe persino che si sia lasciato prendere, perché non credo siano inquisitori. Eppure. Inizio particolare, no, ragazzi? Che dite? Mette curiosità, no? Vediamo.
Qualcuno parlerà prima o poi, no? Siamo praticamente 10 anni prima di Una Nuova Speranza, ragazzi, dove abbiamo visto per la prima volta un Luke adulto. Sì, circa 10 anni prima. E 5 anni dopo Fallen Order. È palese che si è fatto acchiappare per poter entrare, ragazzi. Cioè, a vederla così, Troppo silenzio, troppo strano tutto, cioè. È abbastanza evidente. Quest'area è in isolamento. Motivo della presenza? Fategli vedere. Non credevo a quelle voci. Un Jedi. E l'abbiamo preso vivo. Il senatore ci sta aspettando. Potete procedere. Meglio non far aspettare il senatore. Sì. Dovevi morire come i tuoi simili, traditore. Addirittura. Dov'è il punto di consegna? Dai, Mori. Saremo abbastanza lontani da occhi indiscreti. Certo. Ma cosa impedisce al senatore di prendersi il prigioniero e buttarci giù di sotto? Non deve farsi scoprire. Esatto. Evitare gli inquisitori, anticipare Vader. Quel tizio sta rischiando grosso. Anche noi. Ma... avete capito? Bene. Vediamo come evolve la cosa. Distretto è sigillato. Ordini del senatore. Di qua. Faremo una deviazione. Siamo topi in trappola. Non mi piace. Attieniti al piano e andrà tutto bene. Mi basta essere pagata. Perfiuto, vai via. Conosco i miei diritti. Tira al largo, altrimenti verrai con noi. Siamo cittadini. Non potete trattarci così. Ah sì? Chi lo dice? Il livello 2046 ha visto giorni migliori. La guerra costa. Qualcuno deve pagare. È già difficile tirare avanti in questa galassia. Non secondo quel che sostiene la propaganda. Sto zitto, prigioniero. Sono queste le fondamenta dell'impero. Ma come possiamo vivere sotto la costante minaccia dei terroristi? Chiediamo il vostro aiuto per identificare i sistemi e il senatore. Ultimamente si mostra poco in pubblico. È una fortuna che per noi sarà un'eccezione. Beh, abbiamo qualcosa che lo farà entrare nelle grazie dell'imperatore. La nostra espansione darà nuove opportunità ai cittadini. Stiamo andando praticamente da quel senatore, capito? Quello che era nello schermo. Lo vedo. Più sicura e più propria. Hanno già controllato al posto di blocco. Nessun problema, agente. Il senatore vuole solo controllare che sia tutto a posto. Possiamo andare. Attenzione, il livello 2046 è sotto coprifuoco per ordine del senatore Sejan. Guardare le strade e trovare rifugio fino al nuovo ordine. I trasgressori saranno arrestati e tenuti in custodia dalle pattuglie di sicurezza. Che roba questo inizio, però, stiamo andando dal senatore. Vieni qui, Jedi. Voi altri dovrete restare qui. L'accordo non era questo. Infatti è cambiato. Non questa volta. Vengo anch'io o ce ne andiamo? Solo tu. Gli altri aspetteranno. Terrorista. Ti lasci chiamare in quel modo?
subasta. Allora, dove l'hai trovato? Mercato notturno. Cercava di comprare una casta di bombe elettroprotoniche da un trafficante Chagrian. Come hai fatto ad arrestarlo? Anche i Jedi dormono, come tutti. Quando il senatore ti metterà le mani addosso, vorrai essere morto. Mi piace avere ammiratori. La situazione si fa tosta, eh? Perché il mio primo pensiero è stato che... Di qua, Jedi. Quelle guardie... Fatti gli affari fuori. Fatti sono affari miei. Il prigioniero deve stare chiuso. Il senatore mi ha chiesto di portarglielo vivo. Respira ancora, o sbaglio? Droidi. Sembra quasi che le guardie che mi hanno portato qui siano dalla nostra parte. Sembra proprio organizzata la cosa. Il distretto è sicuro? Sì, senatore. Sarà meglio. I cani di Vader sono ovunque. I Jedi sono merce rara di questi tempi. Che cos'altro mi hai portato? Oh! Provvedi al pagamento. È stato un piacere, senatore. Speriamo di avere altre occasioni per fare affari insieme. Il Jedi fuggitivo, Cal Kestis. Ti sei fatto una certa reputazione. Interi arsenali sabotati, rifornimenti interrotti. Sbandierando questa in modo che tutti la vedessero. Il colpo fallito su Norsid. È stata opera tua, vero? Cosa vuoi, senatore? Una confessione? Tanto lo sai già che ho collaborato con Saw Gerrera. Prima di consegnarti all'imperatore, tu mi condurrai dai Jedi superstiti. Non posso. Resto solo io. È inutile resistere. In un modo o nell'altro lo scoprirò. A volte bastano solo poche parole. Ma laggiù sappi che dispongo di ben altri strumenti. O forse potrei usare questa! La spada laser del tuo maestro. Jaro Tapal, un traditore come te. E pensare che le future generazioni si chiederanno cos'è questa cosa. Una reliquia di un ordine corrotto, vittima della sua stessa arroganza. L'arroganza fa sempre molte vittime, senatore. Di certo, l'imperatore non avrà nulla in contrario se ti consegno a pezzi. Cosa... Davvero credevi di potermi catturare? Sul tuo panfilo hai informazioni militari segrete. E me le hai appena consegnate. Grazie, BD. Lo sapevo! Brucerai per questo! Quella è mia. Ok, L2 attira a te. E in più ci sono poi... c'è lo schema del... probabilmente la spiegazione di chi è questo senatore. Via un po'. R2 per spingere nemici, ok. Dai, mi devo ricordare un po' i tasti, però piano piano ci divertiremo. Ok. Prendetelo vivo! Ma chi? Io sono... Tu che ci fai qui? No, ragazzi. Tutto qui, senatore. Una figata, eh. Esci allo scoperto e parliamo. No. Volevo capire il triangolo, ma fa perdere un botto di tempo, eh. Uccidete l'assassino! C'è qualcuno là sotto? Oh, no. Non crederti tanto forte. Io ho già fatto il parry, raga. Ho già fatto il parry random. Mamma mia, che è? Ma basta!
Come mai non ha fatto? Ah, ok, aspetta. Ok. No, raga, troppo bello. Non così in fretta, senatore. Adesso PD. Viene verso di noi. Sta arrivando un po' veloce. Oh, troppo veloce! Reggiti! E mo? No! Tutto a posto. Cose che succedono. Raggiungiamo quel vampiro. Ah, facile, no? C'è mancato poco, amico. Non è colpa tua. Raggiungeremo il Panfilo. Ok, classico. Questi pannelli c'erano anche in Fallen Order. Bello per ora, raga. Il Molo, dov'è il senatore? Il Panfilo è sparito. Non lo vedi? Negativo, riferisci. E il prigioniero potrebbe essere con il senatore. Vediamo un po' dove posso andare. Voglio una qua, credo. Prima che i canali del okay. Senatore si riattivino. Vedi qualcosa? No, ancora non no. Credo di poter e fare altro. Dovrebbe esserci già un intero plotone. Forse è stato un attacco coordinato. Sì, forse. Potrei provare a saltare di là, ma... Dove cacchio dovrei andare adesso? Prova a fare il giro. Ah, ok, infatti. Cos'è stato? Andiamo, BD. No. No, no, no. Ah, ma siamo a Coruscant, ragazzi. Siamo a Coruscant, incredibile. Cosa ho trovato? Emettitore, pazienza. Ci sono già le parti per la spada, ragazzi. Mamma mia. Vediamo un po' se vieni, c'è qualcos'altro. Amico. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Là mi dava una scansione però dall'altra parte. Prova a controllare. Non si apre. Tu non puoi farci niente, eh? Dobbiamo trovare quel Panfilo prima dell'impero. Quassù è sicuro? Vuoi forse disobbedire a un ordine diretto? Guarda, è sicurissimo. Non è il momento di sbagliare. Ciao. Quassù è sicuro? Sì. Allora, il tuo indicatore della forza è vuoto. Infliggi danni ai nemici per recuperare forza. Premi X mentre sei in aria per eseguire una capriola Jedi. Ok, forse vuole che salgo dall'altra parte. Anche perché credo che sia la sola soluzione. So che informazioni abbia nascosto il senatore, ma spero ne valga la pena. Non perdi mai la speranza, vero amico? Dovrò rifare l'abitudine con i tasti, ma per adesso figata, ragazzi. Ok. Ma mi ricordo che quando vi avevo portato Gotham Knights eravamo comunque a 30 fps ed era abbastanza godibile. Non so se fare magari il secondo episodio con qualità attivo per vedere effettivamente quanto perde. Perché ce lo siamo goduti benissimo Gotham Knights anche a 30 fps, quindi... Attenzione. Ok. Qualcuno ha avvistato il bersaglio? Non ancora! Andiamo! Via, via, via! Possiamo riposarci là. C'è anche già un punto di checkpoint, ragazzi, molto importante, eh? Vediamo un po'. Ecco, infatti, in teoria nei punti di meditazione potevamo anche potenziare il nostro personaggio, ok? Quindi in teoria dovremmo poter trovare qualche cosa per poterlo migliorare. Ovvio non credo di avere dei punti abilità in questo momento, però interagendo con un punto di meditazione puoi salvare la partita e accedere ad altre opzioni di gioco. Riposare presso un punto di meditazione ripristina la salute e la forza di Cal, oltre a rigenerare tutti i nemici. Infatti questa cosa me la ricordavo. Ecco, usa il punto abilità per imparare l'attacco con affondo. Ah, me lo sta già dicendo? Quindi c'è ho un punto, riposo punti abilità, io direi abilità,
spada laser, affondo. Ok, forse è una roba un po' obbligatoria inizialmente, però è un buon suggerimento. Credo che mantieni triangolo per eseguire una stoccata a lungo raggio possa essere utile. Fatto. Vediamo. Oh, ok. Sì, ci sta. Perché no? Non è un brutto consiglio, dai. Ottimo. È una figata perché l'albero, ragazzi, è devastante. Abbiamo singolo e poi probabilmente si sbloccheranno anche le altre con la doppia spada, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, ragazzi, perché per ora a me sta piacendo abbastanza. Cioè, come inizio molto interessante, perché ti incuriosisce a capire. E io continuo a pensare che quelli che mi hanno portato qui li ritroveremo. Nel senso che avremo dei dialoghi, perché secondo me sono proprio dei compagni di avventure. Potrebbe essere. Possiamo Ora andiamo partire. Avanti. Sì, possiamo proprio partire. Vedi uno? No, vi scongiuro. Sono un reduce. Ne dubito. Devi sloggiare, ordini del senatore. Ora basta. Fuoco! Sapete, ragazzi, uno dei poteri di Cal è proprio la psicometria, cioè la possibilità di vedere questi echi. Andiamo, BD1. Dal passato. Sto controllando un po' in giro per vedere se già ci sono dei collezionabili o qualcosa nascosta. Per ora non è che veda molto, anzi, qua è proprio la strada, mi sa, dove dobbiamo andare, perché questa porta è chiusa. Ok. Giusto che è chiusa? Ah no, l'ha aperta. Ok, allora potrebbe essere magari proprio un collezionabile questo. Adesso dove andreste? Cioè, là sopra o lì nella porta? Cosa dobbiamo cercare? Il sospetto è maschio, avvistato al molo 27. E dicono che sia... Mi dispiace. Ma ho dovuto... devo imparare ancora? Ok, dai. Devo imparare i tasti, raga. Fatemi sbagliare, perché se sbaglio imparo. Ok. Direi che è andata. Porca miseria. È che ci sono parecchie strade e quindi non capisco se questa è solo di passaggio o... Vediamo. Cioè, alla fine è bello... Cioè, come mappa... È già una figata questa. Pensate... Oh, attenzione. Sembra un minerale raro di qualche tipo. Sì, proprio bello. Robe, ragazzi. Vediamo se già mi dice qualcosa. Non sulla personalizzazione di Cal, perché ovviamente ancora non abbiamo nulla. Anche se posso... Senza giacca e con la giacca. Ah, figata, figata. Poi avremo la possibilità, ragazzi, di fare veramente tanta roba, comunque. Rasata. Ma dai. Ok, qua non abbiamo ancora opzioni. Ovviamente dobbiamo sbloccarle le cose, ragazzi. Non è... Anche se il colore già qua si potrebbe cambiare. Però adesso non buttiamoci su sta roba. Volevo vedere un attimo nella banca dati se parlava già di questi... Coruscant, ragazzi, incredibile. Se parlava già di questi minerali. Questo minerale. Però non vedo... Tetti. No. A questo punto li controllerò poi e vi farò sapere off video. Ok. Quindi ora mi sta venendo il dubbio, ma è quella porta lì sotto la strada giusta o di qua? Che devi scansionare, BD? I bassi fonti di Coruscant sono un luogo spietato. Vedete che c'è roba comunque da leggere? Ah, ok, perfetto. Cosa? Ma dai. Io pensavo fosse un vicolo cieco. Ah, ok. Allora, raga, io vado prima nella porta, dai. Vediamo prima quella e poi usciamo da qui, dai, ragazzi. Tanto come primo episodio mi sta interessando molto proprio per curiosità, vi dico la verità. Ma se mi butto... Bah, non so.
se ho fatto la cosa giusta. Bisognerebbe vedere appunto l'energia. Questo. No, così. Bella. Fantastico. Eh no, raga, però. Pazienza, interruttore. Però sta cosa dei collezionabili è non farò il Voltru 100%, ragazzi, ovviamente. Ci concentreremo come al solito sulla storia principale, però ogni tanto se mi scapperà di andare a cercare robe, capitemi. Perdonatemi. Ok? Intanto vi ringrazio perché comunque mi state seguendo da tantissimi Voltru e il canale sta crescendo tantissimo, quindi vi ringrazio davvero per tutto quello che scriverete, per tutti i like che metterete, davvero grazie. Anche perché mi state mandando veramente tanto affetto, quindi vi ringrazio tantissimo. Concentriamoci adesso su questo passaggio. E poi fatemi sapere se volete provare anche la versione qualità, eh. Olomappa sbloccata. L'olomappa mostra l'attuale posizione di Cal e quella dell'obiettivo principale. L'area attorno all'obiettivo principale è anche evidenziata in oro. Ok. Aspettate. Ok, quindi l'obiettivo principale, perfetto, perfetto. Allora, le porte gialle conducono ad aree inesplorate, gli elementi verdi e rossi indicano rispettivamente quelli chiusi o no, perfetto. È possibile modificare questi colori. E la leggenda col triangolo mostra le icone di altri punti di interesse con filtri che possono essere attivati e disattivati. Collezionabili, quadrato, mostrano i tuoi progressi nell'area attuale. Oh, che fai? Sei impazzito. Ecco, okay. Il Panfilo, ancora alla deriva. Ma penso così di aver preso tutto, Ce la faremo. A questo punto penso di aver preso quasi tutto. L'unica cosa è appunto che adesso dobbiamo saltare dall'altra parte. Però fatemi vedere se qua c'è qualcosa, non credo. Come cacchio ci arrivo lì? Oh oh. Eccola qui. Qui? Oh no, pure Assassin's Creed. Il senatore in mente qualcosa, eh? Come sempre. Boom. Sorry, amico. Oh, posso parare i laser? Sì, ok. È velocissimo. Sono finito. Sì, vabbè, ma dove spari, fra? Ma che succede? Ottimo. Allora, la navicella è di là. Beh, questi col fucile sono ancora più facili. Poi ovviamente arriveranno dei nemici un po' più tosti. E quello. Non posso salire qui? Sì, li vedo. Premi, ok. Oh, davvero? Oh no. Madonna. Più veloce del previsto. Si elimina uno a uno. Nah. Indietro, stai indietro. Avanti. Chi è il prossimo? Tu? Madonna. È la prima volta allora. Miseriaccia, ragazzi. A parte che ho fatto 27 parry, però. Cioè, contrattacchi. Però, tanta roba. Chiamo roba da collezione. Che figo, raga, mi sta piacendo un botto. Ma poi trovo una serietà diversa rispetto al primo gioco. Sembra un pelino più cupo. O sbaglio? Porca miseria, sono andato senza leggere. Sparate. Random proprio. Spara? No, questo c'è un'arma che probabilmente non posso. Ah. No. Ho fatto il salto troppo presto. Curati. Mi sento debole, BD. Ok, quindi praticamente quando sbagliamo il salto, ad esempio, c'è la possibilità comunque di ricominciare subito, ma ovviamente la nostra vita ormai dovremmo esserci. Non sarà piena, ecco. Beh, figata questa cosa, preferisco. Giù. Non guardare giù, poverino. Ok. Mi devo ricordare i tasti, ragazzi. Ma che è? Oh! Peccato.
Lo sapevo, l'abbiamo detto. Vabbè. Perché ci hai messo tanto? Ho dato un'occhiata in giro. Ho visitato la zona. È tanto che non vengo su Coruscant. Grazie, Bod. Dovere, Kestis. Bod? Ma... Quando ho visto il molo crollare, ho pensato che il colpo sarebbe finito molto presto. Perché rendergli la vita facile? Ah, dove sono gli altri? Diretti al Panfilo. Ci troveremo lì. Oh, e Bravo ha chiesto il silenzio radio. D'accordo. Mi fido di Bravo. Ma davvero? Scorciatoia? Wow! I shortcut, ragazzi. I Bellise staranno morendo di fame. Latoniani affamati. Oh, meglio evitare. Un giorno ti racconterò di quel lavoro su Carida. Quella fabbrica ha fermato il Panfilo. C'è andata bene. Niente cannoniere. C'è lo zampino dei nostri. Non facciamoli aspettare. Ok. Vediamo un po'. Come ti faremo attraversare? Beh, non ha funzionato. Un oggetto con cui far interagire Bod e poi premi R1. Interessante. Ma credo sia lì comunque, secondo me. Cioè, gli devo dire io di interagire? Cioè, lo attivo? Riesci a buttare giù quella cassa? Posso provarci. Ah, ok, lui ha... ok. Tutto pronto. Perfetto, ora lo possiamo attivare. Perfetto, ragazzi. Però non ci arrivo. Come caspita facciamo? Ah, ecco. Doppio salto. Wow, raga. Quel jetpack è utile. Un giorno ti racconterò come l'ho avuto. Ah, come minimo qualche cacciatore di taglie. Ok. Corri e salta verso la parete per... ok. No! Ok, dai. Ti ha insegnato a muoverti così. Il mio maestro. Quando cadevo, lui mi aiutava a rialzarmi. Allora era un bravo insegnante. Pattuglia di assaltatori. Stanno cercando noi. Meglio noi che il Panfilo, no? Ah, di là non posso salire. Notevole! A chi serve un jetpack? Allora, si prendono per il culo per il jetpack, ma per... vediamo se c'è qualcosa qua. Sembrerebbe di no. Hai aperto, BD? Ok. Collezionabile. Vediamo un po' che cos'è. Magari un vestitino. Vernice di Coruscant. Materiali per BD. Poi li proviamo durante gli episodi, ragazzi. Proviamo a testare un po' di roba. Guardando qua, non capisco dove cacchio dobbiamo andare. Però lì c'è un R1. Vedi quel cavo? Ci penso io, Kestis. Figata per ora, raga. Cioè, comunque c'è un bel po' di interazione. Non è una roba a senso unico, ecco. Mi guardo sempre in giro perché... Che miseria. Sono cagato addosso. Ok, sembra non esserci nulla. Ok. Pezzi a secchio là sotto. È impossibile aggirarli. Dobbiamo farci largo. Io sono pronto quando tu sei pronto, Kestis. Ma non c'è nessun problema, andiamo. Abbiamo compagnia. No, raga, ho dovuto fare tutto io. Non era preimpostato, figata. Cercate noi. Prendiamoli tutti. Un attimo di pazienza, un attimo di pazienza. Ma no. La perdita della segreteria pesante può costarci. Siamo stati forti. Ah, direi di sì. Anzi, meglio del previsto. Truppe in arrivo.
Cogliamoli di sorpresa. Come no? Al tuo segnale. Mantieni R1, poi premi quadrato per chiedere a Bod di attaccare un bersaglio nemico. Ok. Ora. Ha fatto fuori tutti i nostri artiglieri. Ma figata. Qualcuno vuole occuparsene. Ti prenderò. No, non ho capito. Bene, sai combattere. Sì, anche tu. Non What? Parlo binario BD, ma ho capito. Lavoro di squadra. Cosa abbiamo appena visto? Ok, qua niente. Proviamo lassù. Smettila di leggermi nel pensiero, Jedi. Ok, vediamo cosa fa. No! Fatto. Figata, eh? Perfetto. Ok, banca dati. Praticamente stiamo raccogliendo dei dati quando facciamo queste cose. Perfetto, ragazzi. Dove vai, oh? Porca miseria, stavo cadendo. E mo' Giacomino? Arrivo, eh. Voilà. Ok. Mamma mia, meno male. Ste visuali. Evitiamo quella pattuglia. Giusto. E beh. Che c'è qui? Là in basso. No! Accreditalo. Perfetto. Non trovo niente di strano, quindi proseguiamo anche qua. Porca miseria! Oh, ho preso, eh? Contrattacco devastante. Ok, perfetto, raga, per ora. Mi giro un po' intorno, niente di che. No! E beh, certo. Premi L3 R3 per rallentare i nemici intorno a Cal. Ma sono rimasti praticamente tutti i poteri del primo, raga. Ah. Oh, e poi? Ok, preso. Allora, vediamo un po'. Che robe, eh? Fatemi capire un attimo. Qui non c'è nulla, vero? Ok. Nessuna uscita. Torniamo indietro. Come torniamo indietro? Qua c'è qualcosa. Eh beh. Ho trovato qualcosa. Facciamo a metà, giusto? No. Assolutamente no. Ok. Allora, possiamo tornare giù, sì? Possiamo usare questa, che sarebbe più facile un po' per tutti? No, eh? No. Andiamo, Kestis. Che vuoi? Ma andiamo Kestis per cosa? No, ho capito. Mamma mia, devastante il contrattacco. Premi cerchio per riprenderti rapidamente. Bene. Ecco fatto. Mi serve uno steam. Ok, mi sono dovuto curare, raga. Non me l'aspettavo quell'esplosione. Devo stargli lontano. Qui niente. Bam. Credo che BD suggerisca di buttarla giù. Adesso prendo ordini da un droide. Sempre meglio di niente. Sì, ma non ci arrivo lo stesso. Dobbiamo salire lassù. Idee?
Sì, infatti sto guardando in giro per capire se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Non credo di poterci arrivare, raga, vi dico la verità. Però questo può essere spostato. Ok. Va bene. Vieni, va. Ancora? Ancora? Spostati. Fischio, ho rischiato tutto. Ok. L'imperatore ha fatto del Tempio Jedi il suo palazzo. Già, sembra essere la specialità dell'impero. Prendere qualcosa che ami e trasformarlo in qualcosa di cui non sopporti neppure la vista. Io non vorrei dirvelo. Io non vorrei dirvelo, ragazzi, però il jetpack può prestarmelo Ez. Cioè, nel senso, mi prende in braccio, tipo, comunque... che cacchio ne so, mi piglia dalle ascelle. Non so, ragazzi, però, sinceramente... basta tirarmi un attimo su. Da quanto tempo lavori con Saw Gerrera? Non molto, solo qualche lavoretto in giro. Sei entrato nelle sue simpatie? Non ditemi come ho fatto, perché non lo so. No, so fare il mio lavoro e non faccio domande sbagliate. Una combinazione che tende ad aprire molte porte. Non chiedetemi come ho fatto lì, ragazzi, perché mi è venuto tutto distinto, sarò sincero. Ok, vediamo un po'. La merda di cane, cosa ho sbagliato? Devo fare un po' più di... ok, un po' più di pendenza probabilmente. Vediamo un po'. Ok, uno. Per poi andare dove? Sopra a destra, secondo me. Ce la fai? Bravo, Cal. Dai che ci siamo, ragazzi. Non manca molto alla navicella, eh? Potremmo usare quella gru per attraversare il ponte. Gli rivoltiamo contro i loro stessi strumenti. Vediamo un po'. Jedi, qui deve essere uno scherzo, no? Pare che ci sia stato un tentato omicidio. Qualcuno voleva uccidere il senatore. Oh, scorciatoia. Nemici nei paraggi. Attenzione, mirare. Oh. Tutto chiaro. Sono contento. Oh, bello che ci siano anche quelli che non si possono parare. Questo è più forte degli altri, si vede. Questo non si può parare, cioè solo schivata? Ci sta, eh? Ragazzi. Bello, bello, mi devo abituare ovviamente, eh? Qui non c'è nulla. Basta abituarsi un pochino. Ok, qui c'è un passaggio, voglio capire cosa c'è invece di qua. Un bel niente, vero? No, qui c'è un passaggio. Oh oh. Ehi, bella scoperta. Frammento. Che cazzo? Scambia con una ricompensa perso... oh, presso un venditore specifico. Che ho sbagliato qualcosa. Aspetta, cosa? Questo momento barattolo. Ma via via via, però stai sempre pronto a schivare, eh? Ma qua il problema è... no. Pestaggio fornito. Ha detto pestaggio fornito? Aiuto, PD. Ok, con calma adesso, ragazzi, non sarà facile, eh. Questa l'hai sentita però, eh? Ma l'altro, scusate. Ok, continua a sparargli, vai tranquillo. Tanto ce l'ha solo con me. Chi se ne frega? Sparagli, sparagli. Ma gli togli l'energia. Finito? Ok. Ha una copertura, tipo una sorta di equilibrio, raga, eh? Oh no, alla Sekiro può essere? Vediamo. Sembrerebbe, eh? E infatti. Ok. Con calma, bisogna aver pazienza alla fine. Hai poche probabilità di sopravvivere. E ho capito, ma intanto tu sei a metà vita, rompivalle. Finito? Oh, distrutto? Ok. Buonissimo. A quel tizio non piacevi proprio. Credo che nemmeno tu gli piacessi.
Non so come salire. Diamo un... Ma se hai il jetpack? Che cos'è? È un cavo di risalita. Li usano nei cantieri adesso. Si può riparare? È un po' rovinato. Ma non da buttare. Basterà un'aggiustatina. Quindi hai affrontato l'impero su Kashyyyk? Già. Dirottare un camminatore e forzare una prigione imperiale non è da tutti. Quello l'ha fatto BD. Solo voi due. E qualche amico. Invece che mi dici di te? Sei qui per i crediti? I crediti non guastano mai. Però... ho una figlia. Kata. Non ci vediamo quanto vorrei, ma almeno posso mantenerla. Deve essere dura non vederla. La madre è... No, non c'è più. L'impero ce l'ha portata via. Mi dispiace. È successo a molti. Ogni giorno di più. Ne hai mai usato uno? Mi arrangerò. Ero un rottamatore su Bracca. Ne hai fatte di cose per la tua età. Cerco solo di sopravvivere. Non sei il solo. Cavo di risalita. Perfetto. Usare il rampino con L2. Fantastico. Vediamo. Oh! Il cavo di risalita sta reggendo. Bene, cazzo. Questo mi tranquillizza molto. Perfetto. È ottimo, eh? Possiamo usare quel terminale per ruotare il cartellone. Non è stato difficile. Torniamo al ponte. Spero che gli altri stiano bene. Se Gabs si annoia, potrebbe svagarsi violando le comunicazioni imperiali. È così brava? Fin troppo. Addestrata dal sindacato, ma poi si è inimicata ai suoi datori di lavoro. Bravo, era un pilota della Repubblica. Ex militare. Spiega molte cose. Perché sono salito qua sopra? Ah, ok. Come hai iniziato a lavorare con Kubelis? Una taverna su Norsid. Un cacciatore mi aveva rintracciato. I gemelli l'hanno buttato in un pozzo. Da allora siamo amici. Eccoci. Porca miseria. Spero di fare la mia parte. Ci hai portati dal senatore. Vuole raddoppiare la mia fetta. Ho capito bene, BD? Ah, ok. Gata, raga. C'è molta più roba del primo da fare. Anche soltanto a livello, appunto, di interazione. Poi vedremo, perché qua siamo solo all'inizio. Però... Cal, felice di vederti. Bravo. I lavori non vanno mai secondo i piani, eh? E questo è il bello, no? Come va il nuovo arrivato? Parla molto, ma combatte bene. Ah, ben detto. Gabs ha manomesso il Panfilo. Il senatore non può chiamare aiuto, ma si è chiuso dentro. Hai provato a bussare? Il senatore si è chiuso dentro? Direi che è in difficoltà. Batista! Batista! Ho scommesso coi gemelli che il senatore ti aveva imbalsamato. Merito una fetta anch'io. Ehi, Cal, se crepi mi becco io la Mantis. Scusa, Gabs, non spetta a me cederla. Allora, qual è il piano? Quel Panfilo è un Siena Ramsidian. Il senatore ha informazioni militari sul suo terminale qui. Forse è una possibilità contro l'impero. La cabina, però, ha delle porte anti-blaster. Neanche i gemelli possono aprirle. Noi come entriamo? Voi fate scendere il Panfilo. Io farò una delle mie magie. Insieme al mio assistente. Prendo il nostro mezzo. Torno in un attimo. Andiamo. Figata, ragazzi. Gemelli, fate arrivare Cal dall'altra parte. Non ciò, Pacisa. Cosa devo fare? Hai un jetpack?
Grazie, ragazzi. Grazie, gemelli. Cida. Occhi aperti. Vediamo un po'. Bravo, dice che siete ancora ricercati. Sì, sì, certo. Così imparate ad attaccare briga con gentaglia del sindacato. Però era una figata, ragazzi. Ho poco spazio per parlarvi. Sto ammirando il panorama. Cosa devo cercare? Due supporti stretti intorno al Panfilo. Non sarà facile elevarli. Non per una leva Jedi. Lascia fare a me. Vi dicevo, poco spazio per parlarvi perché ci sono tantissimi dialoghi, però è anche figo così, perché vuol dire che comunque il gioco non annoia. Hey, ho provato a spostare quei supporti, ma... Sì, Gabs mi aveva avvertito. Bene. Non ce l'ha fatta, quindi. Vediamo un po' di che supporti si tratta. E mo'? Gabs, il primo supporto è andato. Vuoi dire ai gemelli di calare il Panfilo? Procedo. Go, please, tocca a voi. Ok. Oh! Aspetta, c'è uno scarico industriale che può farti arrosto. Lo manometto. Grazie. Attento, è un bel salto. Lo so. Sto sempre attento. Come no, è carina? Ti ho salvato. Mi devi una nave. Ok. Ragazzi, per ora tutto per liscio. La cronaca l'ho già allentata io. Ben fatto, eroe. Salta su, ti diamo un passaggio. Ah, sì? Ci sono, Gabs. Gemelli, il Panfilo è tutto vostro. No! Fatto, raga. Cosa cacchio? Cosa cacchio avevo combinato? Pronti a lavorarci questo Ramsinia. Ma non vedo altri appigli comunque. A meno che non devo andare lì, ma no, ti stanno aspettando tutti. Tutti dove? Secondo me non devo salire. L'unica è andare o di qua o a destra o a sinistra, perché non ha senso questa cosa. Ma vaffan. Vabbè, raga. Babbana. Saliamo di qua. Che non è facile comunque. Cioè, adesso col senno di poi. Sì, però. Bene, ora mi vedrete all'opera con il mio adorabile assistente. Presentiamoci di nuovo al senatore. E dove sta? Si è chiuso bene. Questa si può aprire? No. Si è chiuso bene il signor senatorino. Non avvicinatevi! Vi avverto! Ah! So che avevamo un conto in sospeso. Dacci il codice del tuo terminale. Impossibile! Mi giustizieranno! Vediamo qua. Ora con quale strumento di negoziazione dovrei cominciare? Non avevi detto che ho una lingua tagliente? Questo è smussato, ma basterà. Molto cattivo il senatore, una persona veramente che va subito al sodo, anche con le cattive. Forse posso fargli cambiare idea. Premi R1 per confondere i personaggi con un indicatore sopra la testa. Tu mi farai accedere al tuo terminale. No, non posso! Fiducia, ricompensa. Fiducia. Fidati di noi. Qui siamo tutti amici. Sbloccalo. Qui siamo tutti amici. Io posso fidarmi. Sbloccherò il terminale. Ci sta. Se si muove, sparagli. Oh, con piacere. Va bene, BD. Vediamo cosa abbiamo. Su.
sono ovunque. Non proprio quello che speravamo. Anni di scontri, ma non siamo riusciti a rallentarli. Cosa ti aspettavi? Avete perso! La Repubblica è morta! È stata uccisa dai politici come te! Secondo te volevo che Utapau si unisse all'impero? I compromessi che ho fatto hanno creato un futuro per la mia gente! Sono stato su Utapau. Lì il tuo nome è un insulto. Almeno sono vivi! Perché combattere se non puoi vincere? La resa è amara all'inizio, Cal, ma si addolcisce col tempo. Liberami e troveremo un accordo. No, senatore. Un giorno i tuoi figli vedranno questa e sapranno che i Jedi hanno sempre combattuto per loro. Che ingenuità deludente! Ehi, i gemelli sono affamati. Andiamo prima che l'incidente su Carida si ripeta. Che mi dici di lui? Viene con noi. Sì, sarà il loro spuntino. Ma come? Ma com'è il loro spuntino? Non esageriamo. Detto questo, la vedo malissimo. Ma che pianta è? Ah. Vediamo un po' adesso perché... Sei fortunato, senatore. Hai un appuntamento con Saw Gerrera. Mi ucciderà. Oh, non è detto. Dipende se collaborerai oppure no. Piace molto a voi senatori, no? La collaborazione. Questi senatori si trattano bene. Posso tenere il suo Panfilo? Questo è troppo lento per te. Lo userò nei fine settimana per le gite in famiglia. Oh, piantala anche tu. Cioè, proprio questa vuole la nave di tutti, probabilmente. Ma i gemelli? Potisa! Potisa! Culca! Non si capisce una cippa. Allora, abbiamo tutto? Sì. Chissà cosa hai in mente per noi, So. Prima finiamo questa missione. Vi ricorderete, no, di So, giusto? Abbiamo un piano per il senatore? Ci sto ancora pensando. Potremmo chiedere a Kubeliz di controllare se il senatore può volare. No, dai. Ti troveranno prima o poi, Jedi. Ma perché devi... Cioè... Ho cambiato idea. Dovremmo sempre colpire l'impero. Già. È bello fare la differenza. No, sono pieni di crediti, ricchi sfondati. In confronto gli Hutt sono poveri. Scommetto che il senatore ha dei crediti nascosti nel... Perché ci hai messo tanto? Mentre rincorrevi delle ombre, io stavo... Ma che... Oh oh. Tu hai dato rifugio a un traditore! La nonna sorella. Questa è forte, eh? Kestis! Ci rivediamo! Aprite il fuoco! Sparpagliatevi! Al riparo! Dank Farrick, un inquisitore! Attento! Grazie. No. Anche i gemelli mi sa che non ce l'hanno fatta. Stai calmo. Cal, dobbiamo andare! Cal, vieni qui! Cal, dove vai?
No. Porca miseria, ragazzi. Questa non ci voleva. Ah. Nella merda. È uno scherzo? Sono caduto nella cacca. Ma che caspita? Quello è un raccoglitore di merda. Scappiamo finché possiamo. Devo raggiungere la Mantis. Fatto. Gabs, i gemelli. Piangeremo dopo. Ora muoviamoci. Porca miseria, ragazzi. Che situazione di merda. No! L'avevo visto, ma di sfuggita. Spara, cacatoio. Ti è piaciuto? No, no, no. E sbaglio sempre sta cosa, però. La caccia, amico. Ce li salta verso le pareti. Mannaggia la miseria. Salta verso le pareti segnate per eseguire un salto sulla parete. Steady. Allora, vediamo un po' se mi sono perso qualcosa, ma effettivamente non ho più vita. Servono delle cure che non troviamo. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua. Però ragazzi, che bordello. Adesso probabilmente ne usciremo da questa situazione. Ah. Ok. Ok, ma... ma sul serio? Ok. Eccoci qua, ragazzi. Oh, là. Porca miseria. Sono andati tutti. Anche i gemelli. Beh, no. Non tutti. Non abbiamo visto morire tutti. Abbiamo visto morire la ragazza e i due gemelli. In teoria, neanche tutti e due i gemelli. Ne ho visto solo uno a terra di sfuggita. Però, ragazzi, che robe. Siamo in una situazione veramente di cacca. Qua devo per forza riposare perché così mi ripristino praticamente anche le cure. Ho anche un punto abilità e voglio proprio vedere dove piazzarlo. Però... non è stato un finale di primo episodio bellissimo. A livello di... oh, difesa l'ho sbloccato però. La salute massima di Cala aumenta. Ma sai... movimenti migliorati, attacco con affondo a una portata maggiore, con L1 appena prima del contatto per riflettere, fino a un massimo di 2 colpi blaster, ok. Poi c'è doppia lama, abbiamo lì la forza massima di Cala aumenta, ok. Queste... allora io direi di passare alla salute adesso, così da aumentare la nostra salute, e poi ricominciamo con la forza e la spada, così almeno piano piano iniziamo a preparare il nostro personaggio. Ragazzi, che roba. Io ci vediamo nel prossimo episodio perché ho veramente la curiosità di capire adesso cosa succederà. Non siamo riusciti a scappare con gli altri sopravvissuti e qualcuno ci ha lasciato le penne. Vediamo un po', perché la storia di Cala è appena iniziata e ancora ci devono dare tantissime informazioni. Ci vediamo nel secondo episodio, ragazzi, che cercherò di darvi il più presto possibile, però intanto partiamo da qui. Like, commento, iscrizione, ragazzi, l'iscrizione è troppo importante, raga. L'iscrizione, ok? Campanella delle notifiche per non perdervi nemmeno un episodio. Un abbraccio, un bacione. Ci vediamo nel prossimo episodio, nell'episodio 2 di Jedi Survivor. Alla prossima.